perché addirittura a un certo punto vengono più venerate dei santi, dei beati e delle sfere celesti, proprio perché si ritiene che le anime del purgatorio siano più vicine alla condizione umana, quindi più comprensive nei confronti dei problemi della vita di ogni giorno. E quindi il culto si diffonde talmente tanto da porre diciamo in essere un confronto con questo trattamento del corpo, perché così come l'anima volgante ha bisogno dell'aiuto, del suffragio, dell'aiuto dei viventi attraverso la preghiera, attraverso il culto, allo stesso modo il corpo deve purificarsi perdendo la sua componente pesante, cioè la sua componente putrescibile e sporca, impura, cioè i tessuti molli, la pesantezza delle carni, diventare sostanzialmente una mummia o uno scheletro. Quindi esiste effettivamente una vera e propria relazione tra questo concetto delle anime del purgatorio e il trattamento che viene riservato ai cadaveri nell'Italia meridionale, perché, giova ripeterlo, questa pratica sembra essere tipica dell'Italia meridionale, in quanto le strutture di spolatura non sono state riscontrate al nord, se non che per un caso finora documentato a Milano, che comunque non sembra essere profante. Quindi si tratta di un tipo di trattamento che viene riservato alle popolazioni meridionali, che non sono certo inferiori per ricchezza culturale alle popolazioni del nord Italia. Quello che voglio comunicare è anche il fatto che spesso è possibile, attraverso lo studio delle mummie, ricostruire ciò che le fonti hanno taciuto. Per esempio, nel caso di Milano, in provincia di Messina, la radiografia convenzionale ci ha permesso di notare che il soggetto in questione soffriva di cancro, e questo cancro era stato curato addirittura con delle erbe che sono state riscontrate proprio all'interno della mummia, cioè delle erbe medicinali che sono estremamente comuni nel Nord America, utilizzate dagli indiani in America, utilizzate anche in Turchia, e di cui i libri di medicina, i trattati di medicina italiani o europei non hanno diciamo parlato. E quindi questo elemento ci indica che proprio lo studio delle mummie può essere una vera e propria testimonianza di alcune pratiche.